Cari amici di Meme of Sampdoria, bentornati. Ci troviamo a commentare la sconfitta della Samp in casa contro il Napoli 2-0. Risultato direi giusto, forse non meritavamo di perdere con due gol di scarto. Comunque il Napoli, dopo una prima mezz'ora equilibrata, si è messo comodo a Marassi a fare il suo calcio. Abbiamo perso le misure e la sbloccata nel primo tempo con il gol di Fabian Ruiz, la chiusa nella ripresa sfruttando la caratteristica principale di Victor Osimhen, cioè l'attacco della profondità. Avevamo pareggiato su calcio d'angolo con il colpo di testa di Torsby, annullato secondo me giustamente per una carica troppo evidente, troppo plateale su Koulibaly, che Valeri in tempo reale non aveva notato, e quindi l'ha vista al VAR, l'ha chiamata ed è andata così. Come si sono comportati i nostri? Iniziamo dal nostro portiere, come sempre. Emi Laudero ci ha tenuto in piedi, ha tenuto aperta la partita al Napoli nel secondo tempo, quando la squadra, la Samp, si è un po' allungata, si è un po' sfilacciata, ha avuto i presupposti, ha creato le occasioni per chiuderla prima, e se c'è stata partita fino agli ultimi 10 minuti è stato merito di Emi Laudero. Forse una piccola sbavatura su quella doppia parata, primo tiro di Fabian Ruiz non proprio affilatissimo e angolatissimo che lui che Laudero allarga sulla sua destra, però sul tentativo di tap-in di Insigne è molto molto reattivo, quindi 6,5 per Emi Laudero. Difesa che ha sofferto oggi, hanno retto i terzini, Berezinski e Augello secondo me meritano la sufficienza, Berezinski quasi commovente alla fine, l'ultimo a continuare a spingere, a crederci pur con tutti insomma i limiti suoi in palleggio. Bene anche Tommy Augello, gli è scappato solo alla fine Lozano alle spalle, invece ha vinto secondo me il duello con Matteo Politano, che lo ha fronteggiato nel primo tempo. I due centrali, al netto dell'ultimo gol, cioè del gol del 2-0 di Osimhen, che chiaramente lì Yoshida si è trovato nell'uno contro uno, nella profondità, nella corsa, campo aperto, e ci può stare che Osimhen ti batta. Per il resto l'attaccante nigeriano del Napoli secondo me è stato ben contenuto dalla coppia Colli-Yoshida. Più difficoltà abbiamo avuto, complice anche il fatto che il centrocampo centrale era in versione totalmente inedita, Torsby Jankto, abbiamo fatto fatica a prendere le distanze con il centrocampista del Napoli che a turno andava ad appoggiare Osimhen. Fabian Ruiz, gol del 1-0, infatti nasce proprio da gol di Fabian, cioè da un tiro di Fabian Ruiz, da un suo inserimento senza palla, e viene servito da Zielinski, se non ricordo male, quindi il Napoli a centrocampo era in superiorità numerica e ogni tanto uno dei centrocampisti si sganciava, e lì Colley è arrivato in ritardo. Abbiamo sofferto quel tipo di palleggio di superiorità numerica del Napoli in quella zona del campo. Quindi 6 per Yoshida, 5,5 per Colley, perché secondo me è un pochino troppo approssimativo negli appoggi. Sappiamo che non è il suo forte, però. E abbiamo perso tanti possessi potenzialmente utili con palloni sbagliati, lanci sul fondo, retropassaggi ad Audero un po' tremolanti, quindi si può fare meglio. Centrocampo, sono partiti Candreva e Damsgaard sulle fasce e con Jankto e Torsby in mezzo. Candreva non sufficiente oggi dopo la prova smagliante di domenica, anzi di sabato scorso a San Siro, non ha inciso nonostante qualche cross discreto in fase offensiva. Abbiamo sofferto tremendamente la fascia sinistra del Napoli con Insigne e Mario Rui. Dall'altra parte è partito largo a sinistra Mikkel Damsgaard, poi nel secondo tempo è stato spostato più centrale proprio per provare a tamponare quegli spazi e soprattutto quella libertà di azione che aveva Demme. Io alla fine metterei un 5,5, secondo me non arriva alla sufficienza Damsgaard perché è mancato il guizzo nel momento decisivo, però ho apprezzato il fatto che sia stato molto positivo soprattutto sotto il piano dell'aggressività. È stato molto bravo a recuperare un po' di palloni allungando il gambone, li avevamo già visto fare anche a San Siro, quindi è un giocatore molto molto vivo, reattivo anche quando il pallone ce l'hanno gli avversari, e questo è un bel segnale da parte dell'esterno danese. Quindi Candreva 5,5, Mikkel Damsgaard 5,5,
6 per Morten Thorsby, che oggi doveva pure provare a fare il regista, soprattutto nel secondo tempo, quando siamo passati a questa sorta di rombo e lui è andato a fare il mediano basso davanti alla difesa, con risultati insomma discreti per quello che ci si può aspettare da lui. Le solite palle contestate sui rinvii da una parte e dall'altra, e aveva anche segnato il gol del 1-1, anche se è stato annullato. Jankto invece, insomma, proposto in modo inedito nella posizione di centrocampista centrale nel primo tempo, pesce fuor d'acqua nettamente, insomma, e questo glielo si può anche concedere, nel senso che si vedeva proprio da come trattava il pallone in quelle zone del campo che non era abituato, se l'allungava spesso, non ha fatto particolari danni, però non ha aiutato la manovra a sgorgare in modo particolarmente pulito. In attacco sono partiti ormai la nostra coppia d'attacco titolare. Gabbiadini ha scalato tutte le gerarchie, fa il partner di Fabio Quagliarella, sufficienza per il capitano che si è sbattuto tanto in mezzo alla difesa del Napoli, lavorando con qualità un po' di palloni. 5,5 per Gabbiadini, che nonostante sia stato praticamente l'unico a impensierire un po' Ospina con qualche conclusione, quella su cui Ospina è uscito, un tiro da fuori, parato lateralmente dal portiere colombiano del Napoli. Si poteva fare un po' più male alla squadra partenopea, visto che qualche presupposto la Sampdoria l'aveva creato. Sostituzioni: sono entrati Lerì e Verre negli ultimissimi minuti senza avere la possibilità di incidere. È entrato anche Keita Balde per 25 minuti più recupero, quindi una mezz'oretta al posto di Quagliarella, che tra l'altro è uscito per un problema fisico, come si dice in questi casi, ma a maggior ragione perché è il capitano. Speriamo niente di grave. Keita si dice che lo si definisce svogliato in questo giorno di ritorno. Ecco, io non sono d'accordo, perché oggi, secondo me, l'unica cosa che ha dimostrato è stato l'impegno. Però ha sbagliato tutte le scelte, ha perso qualche contrasto di troppo ed è arrivato tardi su una possibile occasione. Quindi è 5 il voto, non manca l'impegno, ma la prestazione, cioè non basta l'impegno per considerarla sufficiente. E quindi 5 per Keita. Io darei 6 a Ranieri, perché secondo me questa squadra, contro un Napoli che sta bene, che gioca, che ha confidenza, che ha fiducia, sicurezza e tutto, viste le assenze di Ekdal e Adrien Silva, diciamo i due nomi principali, secondo me questo si poteva fare e l'abbiamo tenuta in bilico per un po' di tempo. Quindi sufficienza per Ranieri. Addirittura nel primo tempo, in una botta di fiducia della prima mezz'ora, mi ha sfiorato il pensiero per cui vuoi vedere che proprio adesso, che appare molto in bilico, il rinnovo di Ranieri e la sua presenza per la prossima stagione, adesso iniziavo a pensare che forse stiamo per prepararci a vedere una squadra che ha l'identità di Ranieri, molto verticale ma un po' più organizzata rispetto al girone d'andata in cui ci sembrava di vedere un pochino di improvvisazione quando la Sampdoria gioca il pallone e deve attaccare. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto. Come dicono quelli bravi, aspetto i vostri commenti qui sotto e vi saluto per la gioia del nostro editor grafico Piro con un grandissimo ciao!